nei video precedenti vi ho parlato dello zaino dell'automobilista. Ovviamente ora bisogna parlare dello zaino del motociclista. Nello zaino del motociclista, zaino molto più sensato, dato che nella macchina c'è il bagagliaio, nella moto non c'è il bagagliaio, c'è sicuramente un mattone perché è molto utile per dare peso alla moto, per evitare di farla impennare. Poi assolutamente un power bank perché in molte moto non c'è l'attacco della corrente, in alcune sì, ma in molte no. Il telefono, perché che fai? Non te lo porti il telefono. Una macchina fotografica, così, perché se ti trovi in mezzo alla strada, soprattutto in autostrada, che fai? Una fotina non ta fai? Diario di scuola, perché bisogna sempre averlo dietro per ricordo delle cose da fare. Della miscela, perché sì, se c'è la moto, se abbiamo la moto a due tempi, bisogna portarsi l'olio per fare miscela. Un telaio di ricambio e poi soprattutto delle ruote, perché non si sa mai. Quindi che dire, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina di notifiche per rimanere aggiornati, iscrivetevi anche alla mia pagina Instagram, link qui sotto in descrizione, e quindi che dire, ciao ciao!